Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. È stata tumulata nel cimitero della sua Campobello di Licata ieri pomeriggio la salma di Niccolò Savarino, il vigile urbano travolto e ucciso da un SUV a Milano lo scorso 12 gennaio. Ai funerali nella chiesa madre ha preso parte una folla commossa di campobellesi, una delegazione milanese di colleghi della vittima e numerosi agenti di polizia municipale ed amministratori siciliani. Il servizio. La bara avvolta in un tricolore umido di gocce di pioggia scese timide su una Campobello di Licata scossa dal doloroso ritorno di un suo giovane migrante, un esempio scolpito nei volti rigidi di quanti ieri pomeriggio hanno gremito la chiesa madre. Le alti uniformi che hanno tributato l'estremo saluto ad un uomo morto nell'adempimento del proprio dovere. Ai funerali di Niccolò Savarino, 13 gonfaloni provenienti da varie parti della Sicilia, altrettanti sindaci, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il capitano della compagnia di Licata, il comandante provinciale della finanza, il presidente nazionale dell'ANVU e tanti agenti di polizia municipale, a partire dai colleghi di Milano che ricordano Niccolò come l'uomo buono che unanimamente ci è stato consegnato dopo quel tragico 12 gennaio. I cosiddetti ghisa alle esequie di Campobello hanno rivolto un appello agli assassini, quello di pentirsi. Al di là delle distanze culturali e geografiche, Savarino è riuscito ad unire nord e sud. Milano, hanno inoltre esclamato i suoi colleghi, non potrà dimenticare la sua abnegazione. Ad esprimere il cordoglio della regione siciliana, l'assessore alle autonomie locali. È un figlio della nostra terra, un giovane siciliano che è andato al nord per cercare lavoro e che ha scelto di entrare in una istituzione, quindi di mettere i suoi valori, il suo impegno, il suo sacrificio quotidiano al servizio dei cittadini, a difesa dei cittadini, a tutela dei cittadini per affermare la legalità. E lo ha fatto con grande generosità, lo ha fatto con quella generosità che è tipica di chi questi valori li sente profondamente, di chi non considera soltanto un lavoro l'impegno che svolge, ma lo considera una parte essenziale del proprio essere cittadino, del proprio contribuire allo sviluppo della società. E questo lui ha fatto con grande generosità, fino all'estremo sacrificio. La classe politica è stata però presa di mira nell'omelia del parroco Girolamo Capobianco, che ha denunciato come in certi casi lo Stato si dimostri assente. Pretendiamo legalità e civiltà dagli stranieri, ha poi aggiunto il sacerdote che ha inoltre ripercorso la vita di Niccolò Savarino. In cerca di lavoro al nord, il campobellese aveva realizzato il suo sogno e adesso nutriva una certezza futura, quella di farsi una famiglia. Un desiderio interrotto però bruscamente da un drammatico e ingeneroso destino. L'unico conforto da questa disperazione, ha detto una nipote di Savarino, sarebbe quello di svegliarci da questo incubo. Il feretro è stato accompagnato a spalla fino al cimitero di Campobello. Operazione antidroga dei poliziotti della squadra mobile di Agrigento in via Madonna degli Angeli, in pieno centro storico, in alcuni appartamenti abitati da cittadini extracomunitari. Nel corso del blitz gli agenti hanno rinvenuto in un'abitazione ben nascosti dietro alcuni mobili della stanza da letto un chilo di hashish suddiviso in 12 panetti. La droga rinvenuta è stata sequestrata mentre il pusher, un giovane ghanese, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A Licata, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un disoccupato di 29 anni. A casa del giovane sono state sequestrate della marijuana suddivisa in 12 dosi, pronte per lo spaccio, la somma di circa 6.000 euro, verosimilmente provento dello spaccio, ed una sofisticata attrezzatura utilizzata per la coltivazione e l'essiccazione dello stupefacente. A Camastra i carabinieri hanno arrestato un giovane disoccupato in esecuzione ad un'ordinanza di carcerazione emessa dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Agrigento. I fatti erano stati accertati dai militari dell'arma nel 2004. Dovrà scontare la pena definitiva di 2 mesi e 15 giorni per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il giovane è stato accompagnato nella propria abitazione, dove dovrà espiare la pena nel regime dei domiciliari. Ammonta ad oltre 1 milione di euro il valore dei beni confiscati dalla DDA di Palermo a 2 presunti mafiosi agrigentini. Il provvedimento ha colpito il riberese Biagio Smeraglia ed il favarese Pasquale Amato. Il servizio.
Due provvedimenti di confisca di beni sono stati eseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia di Palermo nei confronti di due presunti mafiosi della provincia di Agrigento, Biagio Smeraglia di 49 anni di Ribera e Pasquale Alaimo di 43 anni di Favara. Provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Agrigento su proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica della DDA di Palermo sulla base delle indagini bancarie e patrimoniali esperite dalla DIA. Biagio Smeraglia ha già indagato per aver fatto da prestanome nella sua attività imprenditoriale svolgendo lavori di movimento terre nel campo edilizio e anche in subappalto in vari cantieri, in società occulte sotto la direzione dei componenti della famiglia mafiosa Capizzi di Ribera. È stato indicato dal collaboratore di giustizia agrigentino Maurizio Di Gati, quale soggetto molto vicino a Cosa Nostra, avendole messo a totale disposizione le proprie imprese. L'uomo venne arrestato nell'ambito dell'operazione Scaccomatto. Il provvedimento di confisca, che riguarda anche i congiunti di Smeraglia, ha colpito immobili, conti correnti, rapporti assicurativi, automezzi e quote di società operanti nel settore del movimento terre e delle costruzioni. Pasquale Alaimo nel 2007 invece venne arrestato nell'ambito dell'operazione antimafia Camaleonte in quanto ritenuto responsabile, unitamente ad altri, del reato di associazione mafiosa. In particolare all'uomo è stato contestato di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Favara, di aver mantenuto i contatti con gli esponenti di vertice della cosca mafiosa capeggiata da Maurizio Di Gati e Giuseppe Falzone durante la loro latitanza, curandone gli aspetti di natura logistica. Per lo stesso Di Gati avrebbe provveduto a garantire la veicolazione di messaggi e direttive con altri associati, gestendo attività economiche e lavori in subappalto, nonché attività imprenditoriali per conto e nell'interesse degli esponenti di vertice dell'associazione mafiosa. Per questi fatti nel 2010 Alaimo è stato condannato dal Tribunale di Agrigento a 13 anni di reclusione, condanna poi confermata anche dalla Corte d'Appello di Palermo. Il provvedimento di sequestro esteso anche ai familiari dello stesso Alaimo ha riguardato in questo caso immobili, automezzi, polizze assicurative, libretti di deposito e fondi comuni di investimento. Il valore dei beni confiscati e sequestrati è valutabile in oltre 1 milione di euro. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di scarcerazione del carabiniere Salvatore Rotolo, accusato di essere l'assassino della convivente Antonella Alfano, trovata morta il 5 febbraio scorso sulla provinciale fra Agrigento e Favara. Rotolo fu arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a metà dello scorso giugno. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento hanno rigettato la richiesta di annullamento del giudizio immediato perché richiesto oltre i termini previsti dalla legge per il presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio D'Orsi. La richiesta era stata avanzata dalla difesa del presidente. Il processo è stato rinviato al 27 febbraio per l'esame del primo testimone, il colonnello della Guardia di Finanza che si è occupato delle indagini. La procura rappresentata in aula dal PM Giacomo Forte, così come il collegio di difesa, non hanno chiesto l'esame dell'imputato. La provincia non si è costituita parte civile. È stata dimessa dall'ospedale di Canicattì dopo 3 ore la signora coinvolta in un incidente mentre domenica sera attraversava via Cirillo. Il sinistro è avvenuto dopo che la donna ha ripreso la figlia per strada. L'automobilista implicato era in regola con l'assicurazione e il documento di guida. Il GIP del Tribunale di Sciacca, Giuseppe Micelli, ha disposto la revoca della misura cautelare della sospensione dalla direzione della scuola elementare Sant'Agostino della dirigente Evelina Maffei. Il provvedimento cautelare era stato emesso 2 mesi fa nel contesto di un'inchiesta che vede la dirigente indagata per mobbing. Secondo la procura, Maffei si sarebbe resa responsabile del reato nei confronti di alcuni dipendenti e insegnanti della scuola da lei diretta. 4 autovetture sono state distrutte la scorsa notte a Gela in 2 incendi dolosi. Le fiamme sono state appiccate in via Gaggini a 2 Fiat Panda appartenenti ad un commerciante di 53 anni e alla sorella, una casalinga di 34. In via Smecca invece le auto bruciate sono la Fiat Bravo di un metalmeccanico di 36 anni e la Fiat Punto di un operaio 49enne. I vigili del fuoco hanno confermato la natura dolosa dei rochi. Unità di crisi istituita nella prefettura di Agrigento per tenere sotto controllo le agitazioni degli ultimi giorni. Nella sala operativa dell'ufficio territoriale del governo si sono insediati carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, rappresentanti dell'ASP e della protezione civile. L'unità di crisi si occuperà di soddisfare una razionale distribuzione dell'approvvigionamento di carburante in provincia di Agrigento.
Si sposta a Palermo domani la protesta del movimento dei Forconi e quanto ha stabilito l'organizzazione degli agricoltori siciliani ieri pomeriggio a Caltanissetta. Non sono tollerati colpi di testa e strumentalizzazioni, tanto che è stato espulso un componente del movimento. Alla fine del TG andrà in onda l'intervento del leader del movimento dei Forconi, Mariano Ferro, pronunciato ieri nel capoluogo nisseno. Intanto adesso in questo servizio ascoltiamo una sintesi di quanto avvenuto. Avevano deciso di andare a manifestare a Roma, ma gli agricoltori del Movimento dei Forconi hanno cambiato idea e domani, in concomitanza con l'incontro tra il governatore siciliano Raffaele Lombardo e il premier Mario Monti, manifesteranno a Palermo. La decisione è stata assunta dopo l'incontro con alcuni capigruppo dell'Assemblea regionale siciliana a Palazzo dei Normanni. Da Canicattì partirà un pullman, anche se le richieste di adesione fanno pensare ad un aumento dei mezzi. Facciamo una cosa che democraticamente... Qualcuno di voi, democraticamente e in modo pulito, perché non deve essere sporcata, perché sono pronti e stanno aspettando che qualcuno sbagli il passo. Stanno aspettando che qualcuno sbagli il passo. Mettetevelo dalla testa, il che vuol dire che noi siamo i primi poliziotti di quella manifestazione. Giusto? Giusto? Perché non aspettano altro che vedere la scaramuccia per far passare nel mondo che la Sicilia va al Palermo per sfasciare tutte cose. Non è così. I presidi possono anche restare, perché i presidi sono la fiammella accesa di questo stato di agitazione che abbiamo lasciato. I presidi, io ho detto anche a tavola, possono diventare il bar per la sera, lasciate perdere la notte, viene venuto a zavagliare, però la sera, il pomeriggio, per chi non ha da fare, per chi non ha da fare durante la giornata, per chi non va a lavorare, i presidi rimangono una fiammella del territorio, perché la vede la polizia, lo vede la prefettura, il Ministero degli Interni sa che c'è lo stato di agitazione. Fino a quando non porteremo a casa qualcosa? Fino a quando non porteremo a casa qualcosa? Perché non possiamo avere fatto questa rivoluzione democratica senza portare a casa qualcosa. E guardate, i punti sono belli, i punti che abbiamo scelto di mettere in priorità sono belli. Ma dice, ma che stiamo facendo? La lotta per defiscalizzare i carburanti? Sì. Stiamo facendo la lotta per non farci pignorare le case per 300 euro la sera? Sì. Stiamo facendo la lotta per utilizzare i fondi comunitari, per utilizzarli in modo intelligente? Sì. Stiamo facendo la lotta per non farci sommergere dai prodotti che vengono dall'estero e fare una legge che sia da deterrente a chi lo vuole fare? Sì. Sì. Perché da così. E fino a quando non avremo questi punti non ci muoviamo, i siciliani non tornano a casa. Questa, amici miei, per chi non l'avesse capito, questa di Pian del Lago stasera, anche questa, sarà una pagina scritta nei libri di storia, ci potete calare la pasta. È così, è così, è così, è così e sarà così. Questi siciliani che finalmente dicono a tutto il mondo, con i loro figli, a Palermo, con le loro mogli, le loro famiglie, portatevele tutte, che dicono al mondo intero che hanno rotto gli scatole, ora basta. Intanto dal Movimento dei Forconi è stato espulso il responsabile provinciale di Trapani, Martino Morsello, perché ha tentato tramite Forza Nuova di strumentalizzare la protesta. Fino alle 24 di domenica prossima, 29 gennaio, gli impianti di distribuzione di carburanti possono esercitare la propria attività anche 24 ore al giorno in deroga alle disposizioni previste. Lo dispone il decreto firmato dall'assessore regionale alle attività produttive Marco Venturi. Il decreto è stato emesso anche per agevolare al massimo il rifornimento dei distributori di carburante in Sicilia. Con questo provvedimento l'amministrazione intende andare incontro alle esigenze di tutte le categorie produttive, distributori inclusi, e dei cittadini, concedendo la deroga sia sui giorni di chiusura sia ai normali turni di servizio. Prezzi di vendita al ribasso e svalutati rispetto a 20 anni fa, costi di produzione in progressivo aumento, mercati poco trasparenti, oppressione fiscale, stretta creditizia, scarsa tutela e assenza di controlli sui prodotti alimentari provenienti da altri paesi, abbandono del territorio, definiscono un quadro molto grave della situazione agricola del nostro paese. Questo hanno discusso i produttori agricoli canicattinesi l'altra sera, riunitisi presso l'azienda agricola dei Fratelli Losardo. Al termine della riunione, dirigenti provinciali e comunali delle organizzazioni professionali agricole CIA e Confagricoltura,
che hanno partecipato all'incontro, hanno espresso grande preoccupazione per lo stato in cui versa il comparto, alle prese con problemi strutturali e di mercato che richiedono non solo provvedimenti urgenti per fronteggiare l'emergenza, ma anche un più complessivo sistema di azioni strategiche integrate necessarie per il rilancio del settore. Alla luce di ciò, le organizzazioni dei produttori hanno indetto per questo pomeriggio alle ore 17.30 nella sala convegni del Palazzo Stella un'assemblea pubblica degli agricoltori per fare il punto della situazione e per la definizione di strategie di lotta comune volte a porre all'attenzione pubblica la grave crisi che sta attanagliando la nostra agricoltura. Tutti i cittadini, come le imprese, hanno motivi di insoddisfazione forte, ma non basta questo a motivare il blocco del Paese. Questa forma di protesta è inaccettabile, suicida. Il presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lobello, lancia un monito alle categorie sul piede di guerra. Va spiegato, aggiunge, che in questo momento non è possibile portare avanti interessi di singole categorie. Bisogna restare ancorati all'interesse generale, lavorare per recuperare il tempo perduto. Da 15-20 anni non si fanno più riforme in Italia. Per il presidente di Confindustria Sicilia se ne esce facendo le riforme, evitando le strumentalizzazioni, fissando il principio che si può discutere di tutto, ma anche della struttura dei contratti di lavoro, se serve a costruire il futuro dei nostri figli. A chi gli chiede se è possibile quantificare danni già su Lobello replica alcune centinaia di milioni di euro, derrate agricole o comunque deperibili non distribuite, avviate al macero, centinaia di lavoratori in cassa, in dove la crisi è più forte che altrove. La giustizia è un bene pubblico che contrasta con le liberalizzazioni selvagge della professione forense che puntano alla rottamazione del processo civile. Questa è in sintesi la motivazione alla base dell'astensione degli avvocati in programma fra un mese esatto, 2 giorni di sciopero contro quelle che vengono definite dall'ordine scriteriate liberalizzazioni che ledono il lavoro autonomo non perseguendo i reali responsabili della crisi economica e di un debito pubblico insostenibile. L'intervista. Anche gli avvocati sono pronti a manifestare il proprio dissenso nei confronti dell'operato del governo Monti, previsti a febbraio 2 giorni di astensione. Sì, infatti, come lei ha ben detto, il 23 e il 24 febbraio sono stati indetti 2 giorni di astensione da ogni attività da parte dell'organismo unitario dell'avvocatura e sono previste altre iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica circa i provvedimenti che tendono alla, fra virgolette, liberalizzazione delle professioni liberali e che colpiscono in particolare la nostra professione, la professione forense. Quali le motivazioni alla base della vostra protesta? Quali gli aspetti di questo pacchetto liberalizzazione che contestate? Ma in buona sostanza sotto il l'egida della liberalizzazione introduce un criterio generale di smobilitazione della giustizia civile in particolare. Si è deciso di potenziare il ruolo della mediazione della conciliazione che di fatto incrementa i costi per il cittadino che decide di far ricorso alla giustizia e nello stesso tempo si è in maniera, riteniamo, scriteriata, si è colpita quella che è l'istituzione ordinistica, cioè la autoregolamentazione professionale stabilita dagli avvocati, con l'introduzione di ulteriori norme che prevedono ad esempio l'abolizione delle tariffe minime, che sono delle tariffe a tutela e garanzia del diritto di difesa del cittadino, la possibilità di introduzione del capitale privato, dei soci di capitale all'interno degli studi professionali, cosa che non tutelerebbe assolutamente il diritto e la garanzia dei cittadini e che porrebbe poi anche l'avvocatura al cospetto di possibili infiltrazioni da parte di potentati economici. E comunque sia, diciamo, questo è il quinto provvedimento che colpisce l'attività professionale forense. Riteniamo che dietro ci sia un disegno generale complessivo che tende a alla smobilitazione di quella che è la professione liberale più antica nel nostro paese.
Anche i rumeni pronti a scendere in piazza in questi giorni, ma per problemi che interessano il loro paese, scosso dalle proteste di massa contro le misure di austerità decise dal governo che hanno messo in discussione la leadership di Boc e del presidente Basescu. La comunità dell'Est presente a Canicattì ha chiesto alla polizia di autorizzare una 5 giorni di manifestazione per solidarizzare con i propri connazionali. Sono entrate in vigore soltanto da ieri, ma già le nuove norme che disciplinano l'esenzione del ticket sanitario in Sicilia fanno discutere e contestano il provvedimento, in particolare i medici di famiglia. L'intervista. All'indomani dell'entrata in vigore della nuova legge regionale che disciplina l'esenzione del ticket delle prestazioni sanitarie, anche per voi medici di famiglia, regna una situazione di incertezza. Sì. Innanzitutto bisogna dire che c'è un caos. I pazienti sono tutti allarmati, pressano sul medico. In questo momento non stiamo facendo i medici, ma stiamo facendo i burocrati per cercare di assicurare l'esenzione ai pazienti. Però dico, non tutto grava sul medico di famiglia, perché innanzitutto questa legge è una legge che è stata approvata per la Regione Sicilia nel 2011 e l'hanno messa in atto subito senza dare il tempo alle strutture di organizzarsi. Il problema è che ci sono degli elenchi consultabile sul sito della SOGEI per noi medici, in cui sono riportati tutti i pazienti che hanno diritto all'esenzione, perché le classi sono quattro: le 01 per i pensionati superiori a 65 anni e con un reddito non superiore a 36.000 euro, poi abbiamo le 02 in cui abbiamo i disoccupati con un reddito intorno a 11.000 euro per nuclei familiari di più persone, poi abbiamo le 03 per i pensionati sociali e le 04 per quanto riguarda i pensionati a minimo. Però questi elenchi non sono ancora completi, quindi molta gente ancora non risulta. Saranno, diciamo, aggiornati entro la fine di marzo. Però in questo periodo tutte le persone che non risultano non possono, diciamo, valersi di questa esenzione. Escono fuori tutti i giovani, tutti i lavoratori, anche agricoli. Il problema è che qualcuno va all'ASL, si va in forma e dicono che il medico deve avallare le autocertificazioni. Non è così, la legge parla chiaro. Noi possiamo segnare l'esenzione sulla ricetta solo per quelle persone che risultano negli elenchi della SOGEI. Tutti gli altri noi dobbiamo barrare la casella N che sta a indicare che non hanno diritto. Poi il cittadino, se sente o se è convinto di rientrare in una di queste quattro classi, in farmacia o nel laboratorio analisi, deve autocertificarsi e dire che ci rientra e firmare dietro la ricetta. Ma solo questo, a noi non spetta l'autocertificazione. Con questa autocertificazione, o comunque questo sistema di autocertificazione, resterà in vigore cioè fino al 30 aprile. Dopodiché cosa succederà? Staremo a vedere, anche perché mi auguro che in questo frangente, in questi 60 giorni che rimangono, sia le aziende si adoperino a creare questi moduli di autocertificazione, le tesserine per darle ai pazienti per dire che hanno diritto, perché sennò sarà il caos completo. Noi non ci eravamo abituati, anche se questa legge già in campo nazionale vigeva, era la Sicilia che si era. Non si era adeguata. Oggi ci siamo adeguati, è un problema legato sempre alle manovre, ma staremo a vedere, è solo caos. Però dico, vorrei dire, fare un appello ai cittadini e soprattutto ai pazienti, abbiate pazienza, soprattutto cercate di essere pazienti, perché siamo in una situazione nuova per tutti e dobbiamo cercare di lavorare, ma se incominciate a fare caos, resteremo nel caos. Lascia la carica il vice sindaco ed assessore di Ravanusa Amedeo Mosa, che aveva la delega allo sport, turismo, pubblica istruzione e spettacolo. Mosa si è dimesso per ragioni strettamente riservate e personali e gli lascia la carica in un momento impegnativo per gli uffici che erano di sua competenza, vale a dire la preparazione della manifestazione del Carnevale Ravanusano 2012. Per 6 anni ha lavorato accanto al sindaco, sin dal primo mandato risalente al 2007. In seguito, nel 2008, il sindaco Savarino infatti era stato rimosso e rieletto un anno dopo. Puntuali sono arrivati i ringraziamenti per quanto fatto da parte dell'esecutivo Savarino. Egli non sarà rimpiazzato da un nuovo assessore per ragioni economiche. Gli amministratori municipali si sono ridotti le indennità ed hanno quindi deciso, viste le dimissioni dell'ormai ex assessore Mosa, di non procedere almeno per i prossimi mesi ad una nuova nomina. Il Consiglio provinciale di Caltanissetta non è riuscito ad approvare gli atti propedeutici alla sottoscrizione della costituzione del consorzio pubblico-privato del distretto territoriale Valle dei Templi e della costituzione dell'associazione temporanea di scopo per quel che concerne il distretto
turistico delle miniere, del quale l'ente nissene è soggetto capofila. In consiglio la trattazione dei due punti si era interrotta per mancanza del numero legale. Alla ripresa dei lavori si sono ritrovati in aula solo 6 consiglieri, con conseguente chiusura della sessione. Va precisato che la presenza delle province regionali non è tuttavia elemento vincolante. Il distretto turistico delle miniere annovera comuni, aziende private, camere di commercio, associazioni datoriali, sempre del triangolo Caltanissetta-Enna-Agrigento. Alla luce di quanto accaduto si fa adesso affidamento in un'ulteriore proroga dei termini da parte dell'assessorato regionale al turismo per consentire di acquisire anche il deliberato della provincia. Sono state ufficializzate ieri le materie per la seconda prova della maturità 2012 scelte dal ministro dell'istruzione Francesco Profumo. Greco al classico, matematica allo scientifico, pedagogia al liceo pedagogico, figura disegnata al liceo artistico, economia aziendale all'istituto tecnico per ragionieri, topografia per quello dei geometri. Queste alcune delle materie che si troveranno ad affrontare nella seconda prova ai maturandi il prossimo 21 giugno al liceo classico di Canicattì. La tanto temuta versione di greco non sembra però suscitare molta preoccupazione tra gli studenti. Sentiamo. Al prossimo esame di Stato, come seconda prova al liceo classico, vi sarà il greco, una decisione che comunque voi studenti già forse vi attendevate, visto che l'anno scorso è uscito il latino. Sì, secondo l'alternanza ce l'attendevamo, però ancora non siamo in grado di fare dei pronostici, a parte sulla nostra preparazione che possiamo dire essere abbastanza buona. In questi mesi quindi comunque lavorerete molto su questa materia, non tralasciando naturalmente le altre. Sì, indubbiamente, perché la seconda prova è una delle prove importanti, non ne tralasceremo, perché poi non dobbiamo dimenticare appunto che c'è pure l'orale e la terza prova, che è quella che preoccupa più di tutto. Personalmente che rapporto hai con il greco? Ma diciamo che alla fine a livello scolastico e di classe comunque ce la caviamo comunque, sia col latino che col greco. La nostra fortuna è di aver trovato un professore in gamba. Però comunque l'alternanza sì, ci aveva già fatto capire che sarebbe uscito greco, speriamo di cavarcela, non siamo poi combinati così tanto male, speriamo bene. Ieri, prima di tutto, guardando sul MIUR, che sarebbe il sito dell'istruzione, abbiamo scoperto di questa seconda prova di greco. Un po' si sapeva, perché si rispetta quella solita alternanza che c'era già nei precedenti governi del cambiare il latino e il greco la seconda prova per il classico. Però abbiamo accolto questa notizia in maniera ambivalente. Di certo siamo preparati, abbiamo un ottimo team di professori che ci preparano, specialmente la nostra professoressa di latino e greco, che è una professoressa valida, un'ottima insegnante, ha saputo darci i giusti orientamenti. Adesso sta di fatto di potenziare lo studio che stiamo facendo sul greco, non a scapito del latino, però bisogna sempre darci un occhio di riguardo per cercare di affrontarla nel migliore dei modi. Appunto, in questi mesi approfondirete comunque le vostre conoscenze, o comunque sarete molto più attenti anche nel seguire i consigli dell'insegnante. Vabbè, questo sicuramente, perché alla fine consigli dell'insegnante sono tutti in questi casi. Lo studio andrà approfondito, già viene fatto in maniera, devo dire, abbastanza approfondita, ma sicuramente un occhio di riguardo in più non farà male, specialmente in attesa del 22. La provincia regionale di Agrigento, insieme alle altre 8 province della Sicilia, sarà presente alla prossima Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano dal 16 al 19 febbraio prossimi. L'assessore Angelo Biondi, in rappresentanza del presidente Dorsi, nel corso di una riunione a Palermo è riuscito a coinvolgere le altre province siciliane in un unico progetto di pubblicizzazione dell'isola, che prevede un unico stand dove sarà presentata tutta l'offerta turistica sotto lo slogan 9 province, un solo territorio, Sicilia. Il presidente Dorsi ha disposto che per la BIT vengano coinvolti tutti i comuni della provincia, le Proloco e gli operatori del settore turistico, assegnando una disponibilità massima di 32.000 euro. E adesso, come anticipato, vi lasciamo al discorso del leader del Movimento dei Forconi ieri sera a Caltanissetta, in vista dell'incontro di domani fra Lombardo e Monti. Con questo si chiude anche il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Allora, solo qualche settimana fa avremmo sognato sta cosa che nessuno forse ci avrebbe creduto. Nessuno avrebbe creduto in tutto quello che sta accadendo, eppure sta accadendo, non è un sogno, è vero.
I siciliani era la cosa che ci eravamo posti come obiettivo quando siamo nati qualche mese fa, il 20 di maggio. Dovevamo sciogliere l'omertà, dovevamo svegliare i siciliani. Ci siamo riusciti. E la cosa più bella è che stiamo stupendo tutto il mondo. Tutto il mondo. Ne parla la CNN e noi l'abbiamo detto qualche giorno fa. Ne parlerà la CNN e ne parla la CNN. Perché dalla Sicilia, da questa terra di mafia, da questa terra di omertà, di silenzi, finalmente si alza una voce, un grido di allarme che apre il ghiaccio in tutta l'Italia per quello che sta accadendo. Bravo! Per quello che sta accadendo. Allora, dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare semplicemente all'obiettivo, quello di diventare una terra più ricca, e dobbiamo mettere le basi. Lo abbiamo detto al presidente Lombardo, lo stiamo dicendo dappertutto, perché quando ci chiedono che cosa volete, a questo punto non possiamo più parlare di agricoltura soltanto o di artigianato, di commercio. Qui non è una questione settoriale, qui è una questione di tutti i siciliani. Sono i siciliani che vogliono diventare più ricchi. Sono i siciliani che si sono svegliati e vogliono avere un futuro, una prospettiva che non hanno. Che non hanno. La cosa che mi ha stupito di più nei giorni scorsi, sapete qual è? Che il secondo giorno di questa battaglia, mi pare martedì, giorno 17, l'unico giornale nazionale, o almeno a tiratura quasi nazionale, o almeno nordica, che ha scritto in prima pagina che c'era questa cosa, in Sicilia è stato solo la Padania.